dedicata a me questa canzone, è dedicata a lei, a Luisa, Luisa Livatino, benvenuta alla Vita in Diretta, il caffè delle donne. Grazie. Allora, Luisa ha questo primo piano qua. Guarda in camera, Luisa. E adesso guardati lì sotto, dove c'è il televisore, lo schermo. Cosa vedi? Non si vedono le rughe, perché c'è la luce sparata in faccia. Dici? Mm. Ti piaci? Un pochino. Che cosa c'è che non ti piace del tuo viso, Luisa? Visto che ho 57 anni, le prime rughe non mi piacciono. Segni particolari, bellissima. Per noi sei bellissima. Per voi io mi vedo sempre brutta. Non... aggiusto una cosa, se ne rompe un'altra, diciamo. Ed è sempre stato così? Sì, sempre. Fin da piccola, io già a 7-8 anni, mi mettevo la molletta del bucato sul naso perché mi vedevo il naso a patata. Poi alla fine adesso l'ho fatto l'anno scorso. Quindi quello non è il tuo naso, no, vero? No, il mio naso finto, tra l'altro molto bravo il mio dottore. Quanti anni avevi quando hai cominciato a sistemarti il corpo? Allora, fosse stato per me avrei iniziato già da piccola. Ho iniziato nell'89. Più o meno quanti anni avevi? 89, 28, sì, 28. Ma cioè, lo sai che da piccole si aspetta di diventare grandi anche per vedere il risultato un po' finale, che comunque è sempre un mutamento, perché poi sì, la vita... Beh, io da piccola ho sempre avuto il complesso del naso a patata, solo che ai miei tempi facevano quei nasi alla francese, bruttissimi, finti. Allora avevo paura che mi facessero un naso tipo Michael Jackson, ecco, così non lo volevo. E ho sempre aspettato, guardato, consultato tanti chirurghi, parlato con altre ragazze che hanno fatto la stessa operazione. E infatti sono arrivata a farla l'anno scorso. La prima operazione che hai fatto? Seno. Avevo il seno dopo l'allattamento, che praticamente mi arrivava qua. A 19 anni, io ho avuto una figlia a 18 e quindi a 19 anni dopo l'allattamento avevo questo seno bruttissimo, cadente. Era veramente una cosa vergognosa e quello naturalmente l'ho fatto. Altri interventi importanti? La blefaroplastica, prima quella inferiore e poi quella superiore, la rinoplastica, l'addominoplastica e il seno 4 volte, perché poi dovevo cambiare le gomme, diciamo. Fatto un pit stop. Sì. E la liposuzione. Anche la liposuzione? Sì. Però tu non sembri un tipo che ha problemi di quel genere. Di grasso? Insomma. Sì. Ma come? Sono cicciona. Sei sicura? Sì, sì. L'unica cosa che di te non cambieresti cos'è? Il lato B. Quello è mio naturale, perché tutti mi dicono che l'ho rifatto, invece quello è l'unica cosa che mi piace, diciamo. Naturale, ma che io comunque faccio anche tanta palestra, poi sono vegana. Mangio anche, diciamo, cerco di mangiare sano. So che Alba odia i vegani. No, non odio i vegani, odio averli a cena più che altro. Sì, averli a cena. Per me possono fare, anzi, ti avevo visto. Ammiro e apprezzo, però quando arriva un vegano e comincia a farmi, diciamo, quello che può e quello che non può mangiare, una sì, cena sì, diventa magari per 50 persone, quello che entra in cucina e dice scusi, sì, sì, tanto che c'è la cameriera sì, sì, poveretta so, in mezzo alle pentole. No, no, io rispetto tutti, basta che rispettino anche me, voglio dire, no? Angela Zaro, esatto, benvenuta, e poi qui alla mia destra una grande attrice italiana, Elena Costa, bentornata. Allora, come avrete capito, il tema di oggi è la chirurgia estetica, la bellezza naturale, la bellezza del nostro corpo, che però parte da una grande domanda: cosa ci piace di noi stesse? Da cosa dipende l'insicurezza che sempre mettiamo in relazione con il nostro viso, il nostro corpo, a volte anche con i nostri gesti? Tu mi hai detto, io non mi sono mai piaciuta, fin da quando ero una ragazzina. Sì. Perché? L'hai capito? No, un po' perché sono stata vittima un po' di bullismo. Praticamente mi dicevano prima che avevo le rughe, le nasogenie, queste qua. Allora poi ho fatto... Quali? Scusa, perché non le vedo. Si chiamano... No, adesso non ci sono più, ho fatto ah, il ecco, fill. Poi mi dicevano che avevo il naso grosso, poi mi dicevano che avevo le tette molli, poi mi dicevano che avevo la cellulite. Allora io poi, qualsiasi cosa che mi dicono, io mi fisso. Mi fisso e ci sto proprio male. Per te era diventata, insomma, una sorta di ossessione. Sì,
Ma ancora adesso non sono contenta. Sai che cosa dovresti dirgli? La prossima vita facciamo così. Gli dici: io nasco bellissima e tu intelligente. Così facciamo il contrattato. Questa insicurezza ti ha sempre accompagnato. Sì. Ha influito sui tuoi rapporti familiari, sui tuoi compagni, sulle tue relazioni? Sì, sì. Sì, beh, non ho un bel rapporto con la mia famiglia, proprio anche per questo motivo. E poi trovare fidanzato, sì, ci sono tanti candidati, ma io ho gusti molto difficili. Non lo voglio bello perché non mi interessa l'uomo bello, voglio l'uomo interessante, voglio il gentleman che ti corteggia, e al mondo d'oggi vogliono solamente sesso fast food, come si dice. A me non interessa quello, anche se, perché la prima cosa che guarda di me in un uomo è la mia fisicità. Sono sensuale, questo mi rendo conto di essere sensuale, ma fa parte di me, non faccio niente per forzarlo, cioè mi viene naturale. E pensano tutti subito di portarmi a letto la prima sera, e a me non interessa. E allora... Però mi hai detto una cosa che mi colpisce tanto, perché tu dici: io voglio un uomo che non sia per forza bello, anzi, sì, io lo cerco, mi deve piacere, logico. Questo senz'altro. Non un mostro. Però perché pensi? Anche con un po' di pancetta, mi piace l'uomo con un po' di pancetta, non mi piacciono gli uomini con gli addominali scolpiti. Perché tu questa cosa che accetti in un altro, in un uomo, non l'accetti in te stessa. Forse. Ma l'uomo che si cura troppo a me non piace. L'uomo che si cura a me non piace. Però sì, però magari tu anche curi. Perché devi pensare che un uomo in te debba vedere la bellezza? O tu lo fai solo per te stessa e non lo no, fai No, per lo loro? Faccio per me stessa. A me degli uomini non mi interessa niente. Che se deve... Cioè, io mi devo piacere. Mi devo guardare allo specchio e mi devo piacere. Allora sono felice, e mi piace anche aiutare le altre ragazze che vogliono migliorarsi. Infatti io ho tantissime ragazze che mi scrivono nei gruppi di Facebook, che mi chiedono consigli: come fai a mantenerti così alla tua età? Perché mi piace. Io ho fatto anche un corso di personal trainer, che purtroppo però è andato male, perché alla mia età non mi prende nessuno, perché il mio sogno sarebbe quello di lavorare in una palestra o in un centro estetico, o ancora di più da un medico estetico. Anzi, faccio un appello. Senti, possiamo dire che la tua è un'ossessione? Sì, no? Sì, mi rendo conto di avere questa ossessione, perché ci penso dalla mattina alla sera. Forse perché non ho un compagno, allora forse per quello. Mi racconti quando sei stata innamorata? Ma io mi innamoro spesso, spero non sono mai ricambiata. La cosa peggiore che ti hanno fatto? Quando ti sei sentita mancare di rispetto, veramente? Mio ex marito che mi ha picchiato incinta. Quella... E poi, vabbè, tante volte dagli uomini.